Ecco i danni qua in via Indipendenza. Guardate, un'altra casa colpita alle 2 di notte, 2 giorni fa, il 10, alle 10 di ottobre alle 2 della mattina. Guardate. C'è una fila di civili che viene raccolta e viene dato l'assistenza. Avete visto, qui c'è molta gente che è rimasta senza casa. Siamo proprio nel centro di Zaporizhia qua, eh? Irina Timofeeva ha 45 anni, è una giurista, lavora con un giudice di Dnipro. Siamo qui a Zaporizhia, ci mostra la sua casa e della sua figlia. Sua figlia Yelena, che adesso è in Polonia, studia economia, 23 anni. Ci fa vedere cosa è successo alla sua casa. Lei per puro caso non era qua quella notte, quando i missili hanno colpito, si trovava a Dnipro, ma se no avrebbe dovuto essere qua. E ha una cosa da dirci. Як юрист, я повною мірою розумію, що Путін агресор, він є терористом. Саме він Ірина напав è молто на chiara, нашу da країну. giurista ci dice: Зеленський, пан президент Путін Зеленський, захищає l'aggressore, свою Путін країну, ha invaso il тому nostro paese. саме хто напав на È нашу un країну, terrorista, ci той є attacca, терористом, distrugge той le mie case, le nostre città. Тот і повинен зупиняти цю Зеленський è un війну. grande leader che ci ha difeso. Putin ha cominciato questa guerra, noi ci difendiamo, Putin deve finire questa guerra.